urbano e l'approccio architettonico, perché si concentra sull'ambiente che accoglie l'ambiente costruito, è il pensiero di Zanzotto, che ha detto: un bel paesaggio, una volta distrutto, non si rigenera mai più. E quindi una frase, diciamo, di un poeta friulano, che veneto friulano, che è scomparso qualche anno fa e che ha lasciato delle profonde tracce in tutti noi. Qui vedete delle immagini scattate durante l'ultimo viaggio studio che ho organizzato, ve lo racconto proprio così, pari pari, senza parole auliche, per un gruppo di calabresi che sono molto interessati a portare il know-how applicato al territorio in Germania, nei pressi di Francoforte, in Calabria. Si tratta della delegazione di politici del piccolo comune di Cetraro, che sta sotto Scalea, e di una delegazione, insomma, della regione Calabria, con un imprenditore che gestisce i rifiuti urbani di Lamezia Terme e di Cosenza. Altresì è anche presidente del Cosenza Calcio, si chiama Eugenio Goraccio, e ha sposato in pieno la causa, per cui insomma, adesso staremo a vedere quel che succederà nelle prossime settimane. Questo posto si chiama Hengstenbacher Hof, appunto 30 minuti da Francoforte, dove tre ingegneri tedeschi, di cui uno si è anche firmato sotto con la foto, Joachim Böttcher, sono riusciti a decodificare il codice della terra preta. La terra preta è denominata anche l'oro dell'Amazonas, l'oro nero, è quel soil in inglese, o Mutter Erde in tedesco, terra madre, tradotto alla lettera in italiano, che consente di rigenerare, di recuperare, di rigenerare lo spazio dove poi noi tutti andiamo a mettere i nostri piedi, a vivere quotidianamente. Per cui qui vedete delle foto scattate nel giugno del 2008, terreno preziosissimo che scivola via in base all'erosione, in base a, diciamo, una situazione depauperata dei terreni, è quasi irrecuperabile. Loro hanno fatto i calcoli che all'anno solamente in Germania si perdono da 1 a 30 tonnellate a ettaro di superficie di terra. Naturalmente il problema è anche l'aumento della salinità nei terreni e soprattutto l'aumento del CO2 a livello globale, proprio causato da un cambiamento dell'utilizzo del suolo. E se voi guardate qui questo grafico, vedete che negli ultimi 50 anni abbiamo emesso tanto quanto dal 1850 al 1950, quindi nei cent'anni precedenti. Ed è una cosa incredibile, perché si continua a parlare, si continua a criticare, si continua a trovare parole di critica, però insomma alla fin fine poi dopo non succede mai niente, no? È sempre la stessa situazione che si protrae, che si porta avanti. Loro in questo Hengstenbacher Hof hanno istituito gli stessi sistemi che anticamente utilizzavano questi indios. Questi indios, qui c'è anche una cartina che fa vedere la zona in cui è stata ritrovata questa terra preta, lungo il percorso dell'Amazonas, e
il governo brasiliano ha vietato l'export di questo preziosissimo substrato che genera una situazione di grande fertilità. Per esempio, un metro cubo di terra preta contiene 350 lombrichi, un metro cubo di terreno anche molto fertile, normale, solamente 20 lombrichi. Perché vi dico questa cosa? Perché alla base di ogni ragionamento ecologico, e in questa sede lo avevo già detto l'anno scorso, ripetendo un pensiero di Fritz Capra, alla base sta il concetto che quello che una specie elimina deve essere il cibo di un'altra. E quindi dobbiamo, se vogliamo avere un atteggiamento veramente ecologico autentico, fare in maniera che quello che noi gettiamo, che noi buttiamo via, sia di alimentazione di un altro ciclo di esseri viventi. E quindi avere un metabolismo continuo, chiuso, un ciclo chiuso, che non mi consente di utilizzare la plastica, perché la plastica non può essere metabolizzata. La plastica è come un cancro, non si riesce a rigenerarla, perché anche se tu la rigeneri per tre volte, la quarta volta non la puoi più riciclare. Quindi anche un bicchiere di plastica, come vengono messi qua sul tavolo, o questo tavolo qua, non vanno bene in un discorso ecologico. Queste sono cose che non hanno ragione di esistere, anche perché per la semplice preoccupazione di estrazione, di lavorazione di questi prodotti, le persone che, anche se sono protette, sono esposte a dei rischi. Queste plastiche qua, quando noi le dobbiamo dismettere, le incendiamo e creiamo i fumi. Le interriamo e inquiniamo le falde, da qualche parte dovranno andare, giusto? Quindi è importantissimo questo approccio di rigenerazione a ciclo chiuso dei nostri rifiuti organici, perché non sono una cosa che uno li butta via nella spazzatura e poi non ci pensa più, ci tornano sempre da capo dentro alla finestra. Per cui la terra preta è un sistema utilizzato da queste popolazioni antiche che davanti alla loro casa avevano dei grandi recipienti di terracotta nei quali buttavano l'organico mescolato a una specie di biocharge, di una specie di carbone, di carbonella, che producevano all'interno di questi recipienti. Sempre naturalmente sotto l'esclusione di ossigeno, quindi erano dei processi di combustione di legna che è stata raccolta nei pressi ad esclusione di ossigeno. La carbonella che si generava dopo 3-4 mesi di combustione lenta, lentissima, veniva mescolata con i rifiuti organici in queste grandi botti che avevano delle sporgenze esterne nella parte superiore con dei piccoli buchi per riuscire a gestire le fiamme all'interno. L'apertura di questo recipiente era chiuso ermeticamente da una sfera pesante. Dopo 3-4 mesi di macerazione, questa popolazione, nota a noi come Indios, 5.000 anni avanti Cristo, hanno smaltito i loro rifiuti senza lasciare tracce negative per i loro figli. Questi tre ingegneri, Joachim Böttcher, Alfons Krieger e Heiko Pieploff, che sono di Berlino, sono in realtà di Berlino, hanno smantellato questo codice e sono stati capaci di riprodurre con lo stesso processo la stessa composizione di, io la chiamo carbonella, di carbonio, che ha un effetto miracoloso in quelle zone dove viene utilizzato. Quindi questa delegazione calabrese adesso sta studiando come trasferire questo sistema, che poi in Germania viene attuato attraverso la pirolisi,
è anche in questo caso, insomma, sotto esclusione di ossigeno, un processo di combustione che genera sia calore, quindi energia termica che elettrica, produce questa terra preta che poi diventa, insomma, una sostanza molto efficace nello smaltimento dei rifiuti organici. Quindi una confrontazione, un confronto, diciamo, dei vegetali che loro producono in questo Hengstenbauhof, vedete le rape rosse, le rape verdi accanto, no? O bianche, e questi numeri indicano il diametro. Quelli con la terra preta sono, le rape rosse hanno 900 mm, quelle senza terra preta 600. Le rape bianche senza terra preta 870, quelle con 1550. E sono dei posti, vi garantisco, molto a nord, quindi non hanno delle condizioni così favorevoli come da queste parti qui. Ma l'insalata, le melanzane, i pomodori, voi non vi immaginate di che qualità questa verdura. E quindi, prima di andare a parlare di case, di impianti industriali, di spazi urbani, pensiamo a quello che ci tocca personalmente, quotidianamente, in qualsiasi momento. Questo è, diciamo, una forma di riattivazione del terreno che ha un effetto benefico sia dal punto di vista del blocco dell'erosione, perché attraverso il terreno fertile si creano naturalmente molte più radici, molto più velocemente, e la vitalità in questo sito aumenta, anzi viene centuplicata. E questo è l'impianto che loro hanno attualmente in utilizzo, e producono circa 0,84 tonnellate al giorno, dall'anno 262 tonnellate. Con una resa di combustione di 500 kW, un output di 30%, output-input. È un sistema che, io lascio questa conferenza qua sullo screen, così chiunque di voi può diciamo, prendersi una copia. Qui vedete la carbonella, a sinistra, quella nera in alto, poi in mezzo c'è un substrato che viene ricavato da questa carbonella, e poi sotto vedete le grandi camere dove avviene la fermentazione dei rifiuti organici che praticamente esistono in questo piccolo borgo che si chiama Hengstenbauhof. Questo è il diagramma, lo schema, insomma, di come funziona l'impianto di pirolisi, che poi va diciamo, a alimentare non solo con l'energia, il riscaldamento e il sistema, insomma, energetico dell'edificio che sta accanto, ma attraverso il percolato che poi si crea, che proviene dalle camere di fermentazione, viene alimentato l'impianto di fitodepurazione che chiude, diciamo, il ciclo dello smaltimento dei rifiuti. Questo qua è il sito che loro hanno messo in piedi da poco, è una cosa nuovissima, da circa 2 anni che ci lavorano, e hanno già 9.000 partner commerciali che, appunto, per i grandi risultati che questa terra preta ha generato, hanno stretto alleanze e sono praticamente, insomma, adesso i fornitori ufficiali della Dener, che è una società che produce substrato biologico. Però io vi volevo far vedere, qui si vedono sempre le differenze, no? Loro fanno vedere la differenza della pianta che ha vegetato nello stesso periodo e nelle stesse condizioni, soprattutto climatiche, solo che, appunto, una volta è stata utilizzata la terra preta col sistema, insomma, del riciclaggio dei rifiuti organici,
e dall'altra parte insomma il substrato naturale. Qui anche insomma sono veramente anche situazioni molto molto agevoli per i campi sportivi, per i campi da calcio, perché lì dove l'erba viene alimentata da questa terra nera non serve ripiantarla dopo la partita, perché insomma regge l'impatto. Oppure l'applicazione nell'agricoltura, soprattutto nella viticoltura, vedete le viti identiche in una foto insomma con una rigogliosità e un verde vivace, e dall'altra parte insomma prima terra preta, prima dell'applicazione con la terra preta. Questo è il loro luogo dove hanno studiato e dove hanno sviluppato l'impianto. Questi sono dei progetti che loro fanno insieme al comune di Darmstadt, dove appunto la giardineria comunale ha sposato in pieno questo principio, questo concetto, e ha realizzato impianti di fitodepurazione, progetti di urban gardening, abbellimento di piazze, di spazi urbani, di luoghi che vengono gestiti insomma dai cittadini. C'è per esempio un posto dove i cittadini gestiscono le galline e ogni cittadino può prendersi il uovo. Naturalmente tutto sulla fiducia, perché è autogestito. Oppure anche sul fiume di Francoforte, che attraversa Francoforte in meno, ci sono questi houseboat grandissimi sui quali loro, insomma, con delle grandi casse forme hanno accolto questo, il verde urbano, per metterlo in sesto, perché insomma era mezzo deperito. Qua vedete appunto alcune immagini ancora lì. Ecco. Invece io sono partita da questo ragionamento fatto per gli amici calabresi, no? E quindi, se è possibile, far vedere la presentazione, così vi spiego anche perché i calabresi, perché nel 2011 abbiamo realizzato un laboratorio progettuale con l'Università di Bologna alla Lamezia Terme, per la riqualificazione e rigenerazione dell'area industriale urbana. E vado sull'ultima, che così, sull'ultima slide, perché se no ci mettiamo troppo. Ecco. Ecco, questo è il simbolo dell'area industriale di Lamezia Terme, a ridosso della città, a ridosso dell'aeroporto, a ridosso di un grande villaggio turistico dove settimanalmente arrivano i voli dalla Germania. I turisti che vengono in questo posto sperano di trovare un mare in cui fare un bagno. Invece da questa ciminiera il mare dista circa 200 metri, 250 metri, e a ridosso ci sta un impianto di smaltimento dei rifiuti insomma della città di Lamezia, che produce un percolato di 200 litri all'ora. Quindi l'idea poi qua di riqualificare, come è stato fatto nel Nord Rhein-Westfalen, questo è Oberhausen, nel gasometro di Oberhausen, che è stato insomma trasformato in uno spazio mostre in occasione della IBA in Shabbat, che insomma è un posto scenico, se vi capita di andare è molto, molto bello. Invece appunto lì a Lamezia Terme, vi faccio vedere, è questa l'area, vedete? Questa qua. Tutta questa area è diciamo l'area industriale che è a stretto contatto col mare. Ma come si fa un posto così meraviglioso, baciato dalla bellezza della natura? Vedete qui la foto in alto, a destra, la ciminiera?
La vedete? Ecco, e davanti c'è l'acqua. C'è una cosa abbastanza... è brutto, ma qua sto andando avanti, scusate. Dove sono? No, così. Sono tutte... ecco. Sono spunti che poi... ecco, ecco qua. Questa è l'uscita del tubo dell'acqua del percolato che appunto entra direttamente senza nessun tipo di purificazione nel mare. Questa è una foto del 2012, quindi non è neanche tanto. In primis abbiamo cercato di capire come è possibile intervenire in questo posto dove esistono già dei fabbricati, sono capannoni industriali in cui c'è una certa produttività, altri sono abbandonati, sono chiusi perché insomma sono interessati dall'ASI, che è l'area industriale di Lamezia, che ha potere di esproprio. Per me questa è una cosa molto strana, però è così, vi assicuro, perché anche all'Aquila la cosa funziona in questi termini. Area industriale Lamezia ha la possibilità di espropriare dei terreni. Quindi qui il primo approccio era proprio quello di rigenerare lungo il mare, che sta proprio sulla sinistra, si vede che c'è una specie di canale che esce, di rigenerare il territorio, il terreno, portandolo a una situazione naturale con lagunaggi, con dune, con fitodepurazione, e appunto nella parte bassa, diciamo, dove c'è l'impianto, ma c'è una luce qua? Sì, come si fa? Insomma, nella parte bassa dove finisce, diciamo, l'area con i capannoni, un impianto di terra preta dove appunto verrebbero smaltiti tutti i rifiuti organici della città di Lamezia. Lì c'è anche un depuratore, fate conto che il più piccolo depuratore in assoluto che serve un paese, non so, di 3, di 4, di 5 mila abitanti, comunque costa all'anno, abbiamo fatto una stima dei costi, 300 mila euro. Quindi anche per un paese piccolo che ha diciamo pochi abitanti, insomma, affrontare una spesa di 300 mila euro è una cosa abbastanza pesante, no? Pensate che questo terreno che viene occupato da un impianto di un depuratore genera puzza, cattivo odore, genera rumore e sottrae il territorio pubblico, lo spazio, alla gente, alla popolazione. È una zona off limit. Invece se diciamo, le fogne, le acque nere venissero in qualche maniera utilizzate e venissero depurate attraverso una fitodepurazione, sarebbe spazio che verrebbe restituito alla popolazione, ritornato alla natura, perché la natura se lo prende. E si calcola circa ad abitante 2 metri quadri di superficie di canucciato, di canne, insomma, no? Un impianto di fitodepurazione. Per cui considerate questi approcci come approcci, diciamo, importanti come alternative quando si va a definire, non so, il piano regolatore o a fare delle modifiche in ambito di zona industriale, perché sono degli spazi che possono essere veramente valorizzati e non sono delle fantasie, perché se in Germania lo si fa, notoriamente sono sempre un po' più avanti di qualcun altro, vuol dire che avranno una loro ragione. È stata pensata una scuola che si occupa di specie speciali, di
carciofi particolari che insomma crescono in una maniera insomma continua durante tutto l'anno, resistenti, autoctoni, perché provengono proprio da quella zona lì. Poiché lì c'è l'università che ha un settore di ricerca, volevano fare una banca dati con i semi, con le diciamo, essenze speciali, e poi altre, diciamo, questo è il messaggio, ecco qua, anche le strutture sono state tutte pensate per raccogliere pannelli fotovoltaici, per essere allo stesso tempo delle strutture che generano energia, che non consumano ma che generano energia, per cui insomma più soluzioni, sempre più soluzioni viste nel loro insieme, quindi il lavoro, la risorsa energetica, il risparmio, l'aggregazione sociale, la configurazione architettonica di particolare bellezza, poi un sistema diciamo di rinverdimento dei capannoni. Tutti i capannoni sono stati pensati come delle grandi strutture coperte da verde, quindi facciate verdi da terra all'altezza di gronda, a distanza di un metro e mezzo dalla parete, in maniera tale che venisse generata una situazione di raffrescamento adiabatico, no? Per cui l'acqua che scorre sotto il ciottolato, che insomma è calpestabile, crea quell'umidità che serve per insomma, l'evaporazione, attraverso l'evaporazione si abbassa la temperatura e si crea una situazione di temperatura diciamo più favorevole all'interno dell'edificio e quindi non necessita tutta quell'aria condizionata e tutta quell'energia che diciamo serve per far funzionare le macchine. Ecco alcune suggestioni di queste pareti, poi sistemi speciali di ombreggiamento che cambiano il colore con l'intensità dell'irraggiamento solare, che sono allo stesso tempo dei captatori di energia solare. E ecco qua un'altra situazione, insomma case interrate. Alcuni di questi suggerimenti sono stati inseriti nel questo è il villaggio dei pescatori, sono stati inseriti nel piano regolatore di Lamezia che è stato elaborato l'anno scorso, mi pare finito, da Crocioni, che è un urbanista di Bologna. Quindi io mi fermo qua perché penso che la terra preta oggi spero vi abbia colpito e vi abbia generato quella curiosità che serve per andare a fare la ricerca su internet e che serve magari per andare a vedere sul posto questo Hengstenbacherhof nei pressi di Francoforte. Una cosa che vi volevo ancora raccontare, che è stata pubblicata qui su questa edizione del giornale Bioarchitettura, che è il giornale insomma, della fondazione, che esce dal 1992, è un bellissimo intervento che è stato realizzato da Manfred Hegger, che è un architetto che ha la cattedra a Darmstadt, però è di Kassel, ha avuto numerosi premi ed è l'ideatore di Solar Decathlon in Europa. Il Solar Decathlon lo conoscete tutti, lui è diciamo, quello che l'ha fatto vincere, no? Rispetto a tanti altri concorsi in area europea. E ha progettato questo edificio, che è un edificio profondo 9 metri e lungo 150, in pieno centro di Francoforte, 5 minuti a piedi dalla stazione, con dietro lo skyline delle banche, un investimento della società edilizia partecipata del comune di Francoforte di 25 milioni di euro, 74 abitazioni,
con un sistema energetico pazzesco, perché il 65% dell'energia che serve per scaldare l'acqua sanitaria e del riscaldamento a pavimento viene recuperato dalla fogna. Ci sono appunto nel vano caldaia anche le foto illustrative di tutta la parte, diciamo, di lavorazione di questo sistema di risorsa energetica, che fa vedere appunto lo scambiatore di calore e qui il collettore con le acque nere, per cui nel collettore che passa davanti alla Speicherstraße numero 20, sotto la strada, sotto il banco stradale, in questo collettore ci sono 450 metri lineari di scambiatori di calore e questi generano quell'energia che serve per scaldare l'acqua di questo palazzo. Quando è stato inaugurato, questo io lo lascio così insomma potete leggere, diffondere, quando c'era l'inaugurazione col ministro c'erano anche i colleghi della Mercedes che adesso stanno realizzando a Stoccarda una cosa simile per i loro impianti. Io spero che queste finestre che vi ho aperto, un po' insolite, diciamo, un spazio che però alla portata di tutti noi, basta volere, no? Possiamo subito attuare questa cosa qua, perché è facile, basta volere. Sia stato di vostro gradimento, ringrazio e auguro un buon proseguimento.